Dopo due giorni di camera ardente in Campidoglio, oggi i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio, 84 anni. Sotto una pioggia leggera, il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo è arrivato davanti alla Chiesa degli Artisti a Roma. Centinaia di persone hanno accolto il carro funebre con lunghi applausi e grida «Bravo! Grazie!» da Paolo Sorrentino, Jerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Pio Amedeo e Aurelio De Laurentiis. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo entrati nella chiesa per seguire la celebrazione. Maria De Filippi, accompagnata per mano dal figlio Gabriele, ha fatto il suo ingresso seguendo di pochi minuti l'arrivo del feretro. Con lei in auto c'era Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. Pochi minuti dopo è stata la volta di Pier Silvio Berlusconi. Ad officiare la messa Don Walter Insero, recentemente nominato cappellano da Papa Francesco. Il sacerdote negli ultimi mesi ha condiviso con Maurizio Costanzo diverse iniziative intraprese in aiuto dei più bisognosi. Dopo aver lasciato il Campidoglio, il feretro di Costanzo è passato sotto i suoi uffici prima di arrivare a Piazza del Popolo, dove man mano si erano radunate tutte le persone.